Icardi non so cosa abbia, è una statua in mezzo al campo, non corre per la squadra, non si muove e dà punti di riferimento in attacco agli avversari. Mauro Icardi, innanzitutto deve stare tranquillo il ragazzo. Chiaramente gli devono dare una mano un po' tutta la squadra. Mauro Icardi. Icardi, chi è? Male. Sembra esserci un caso Icardi, cosa faresti se fossi Mancini? Lo caricherei perché Mancini è stato bravo con tanti giocatori e penso che anche con Icardi possa fare il suo. Lo venderesti? Sì. Riccardo bisogna tenerlo, non bisogna mandarlo via, che prima o poi deve saltare fuori, deve fare 15-20 gol quest'anno. Perché non c'è la squadra che gioca per lui, è isolato, è un qualcosa di estraneo. Ma quindi ha sbagliato Mancini a farlo capitano? Beh, probabilmente aveva fiducia in Riccardi, cosa che al momento non, secondo me non dà. Secondo me è un grande attaccante, grande senso del gol, posizione, tutto il resto. Arrivano pochi palloni giocabili per lui e... Ma lo cederesti tu, Icardi? Questo credo di no. Non so, ai 30-35 milioni forse sì. Icardi da scartare. Secondo me non è in grado di portare avanti l'Inter. È troppo sopravvalutato. È di quarta categoria. Non si deve impegnare di più. Icardi sta soffrendo, ma per il tipo di gioco che stiamo facendo adesso. Ma forse non è motivato. Guarda, Icardi sinceramente non mi è mai piaciuto. Preferisco più Jovetic come centravanti. Icardi in panchina non si può vedere in panchina. No, Icardi deve giocare sempre. Non in panchina, in campo. Anche Jovetic in campo. Col Genova può giocare. Con le grandi, meglio quei tre dei Balcani. Coppa di Vanda. Anche lei ci sarà. Beh, Vandanara in effetti potrebbe essere un problema per Mauro. Ma no, dai. È ragazzo, dai, sono ragazzi, facciamoli divertire. Uno scambio Higuain-Icardi? Ma no, no, mai. Posto di Icardi c'è solo Icardi comunque, non lo cambierei, però gli darei una bella scossa. Che magari gli diamo un buon panettone e ritorna ad essere grande come ci aspettiamo tutti quanti.